Capodanno nel 2020. 3, 2, 1, buon Capodanno! Ok, posso andare a dormire? Meno male. Ah, però dai, veramente, speriamo che l'anno prossimo sia un Capodanno migliore. Capodanno migliore. Capodanno Capodanno nel 2021. Tiè, come non detto. Capodanno migliore, assai proprio. 3, 2, 1. Buon Natale, buon Capodanno. Vado a dormire. Giocare con i Pop-It. Sì, sono molto belli i Pop-It, molto rilassanti, ma ti rifaccio la domanda. Vorresti giocare a 1, 2, 3 stella con me? Ah, ma la smetti di giocare con quei schiacciapalle? Ti rifaccio la domanda, vorresti giocare a 1, 2, 3 stella con me? Ah, che hai detto? Oh Gesù bambino, te lo chiedo per l'ultima volta. Vuoi giocare a 1, 2, 3 stella con me? Ah, però io stavo giocando con i Pop-It. E vabbè, dai, giochiamo a nascondino. Finalmente mi ha risposto. Ok, conto io però, conto io, ok? 1, 2, 3 stella. Ah, ho perso. E vabbè, per antistressarmi, gioco ai Pop-It. Fermo con quei Pop-It. Devi venire qua. Sai cosa succede a quelli lì che perdono a 1, 2, 3 stella? Che accettano la sconfitta e si fa un'altra partita, si ricomincia? No, 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 quello succedeva un anno fa. Ma ora chi perde verrà sparato. No, ma come verrà sparato? Io no, non me la ricordavo così le regole del gioco 1, 2, 3 stella. Va bene, ma mi spari per finta, vero? Per gioco? Mica mi spari per vero. Guardie, sparatelo! Ma guardie chi che stiamo solo io e te? Accendiamo un po' la televisione. Nuova variante del Covid mortale. Ah, spegni. Ma basta con queste varianti del Covid. Ma andiamo a vedere qualcosa sul cellulare allora. Non ce la faccio più. Ascoltiamo un po' di musica. Strette, ferme le lancette, siamo su le giostre. Oh, basta, basta, basta. Passiamo alla prossima canzone che è di Malibu. Non ce la faccio più. Ho fatto anche la rima. Ah. Oh no, oh no, ma sono fuori di testa. Ma diversa da loro. Ehi, ciao, Ale, vuoi giocare a? Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille, mille, io volevo chiederti se volevi giocare a nascondino stavolta, però forse faccio bene se ti isolo un po' e stai da solo, da portare al manicomio proprio. Ho un certo languorino. Vuoi un biscotto? Hai detto biscotto? Sì, ho detto biscotto. Dimmi che non sei anche sordo. Vai subito qui. Biscotto. Devo ritagliare questa N col cuore, senza far rompere il biscotto, altrimenti verrò sparato. Sa.
che problemi c'ha questo? Forza, forza. Ah! Ho rotto il biscotto! E che dobbiamo fare? Mangiatelo a sto punto. Te l'ho dato per fartelo mangiare, non per ritagliare la formina. Tu proprio non puoi capire, guarda. Se devo diventare come te, preferisco non capire. Ale, ho fatto la spesa, mi aiuteresti a salire le buste? Oh bacino, oh culetto, oh tacata, oh tacata. Ma ti sei fatto il vaccino? Ah, e questi sono gli effetti. Salirò la spesa da solo. Ale, ora veramente basta. Ogni volta che ti chiedo di fare qualcosa, o ti trovo cantare o fai delle stupidaggini. Ora basta. Ma a me stai dicendo? Ma a me? Tu non hai capito con chi hai a che fare. Ma dove li sembrò fucare a te? What down? Dun dun, what down? Dun. Aia, mi stavi tirando un calcio. Vabbè. Vado di là, perché forse è meglio. Buongiorno. Mi può dare dei pomodori? Grazie. Poi delle mele? Grazie. E dei limoni? Grazie. Ecco qui. Ciao ciao. Oh no, la signora si è dimenticata i limoni. Signora, signora, i limoni, signora! Ora Ale, veramente, ora parlando seriamente, secondo me tu dovresti andare proprio al manicomio. Ma io non sono Ale. Io sono Lillo. E niente, io cerco di parlare seriamente con questo, ma io proprio non ci riesco. Cosa dici? È mezzanotte, auguri, buon capodanno di me.